79 nuovi casi di Covid in Abruzzo, mentre continua a scendere il numero degli ospedalizzati. Circa il 2% dei 3.956 tamponi molecolari processati ha dato esito positivo, riscontrando il virus in persone d'età compresa tra 1 e 89 anni. Di queste, 35 sono residenti in provincia dell'Aquila, 22 in provincia di Pescara, 19 nel Teramano e 2 nel Chietino. Per uno dei contagiati invece sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2.447. Considerando anche gli ultimi 251 guariti, attualmente in Abruzzo sono 7.671 i positivi accertati, 181 in meno rispetto a ieri. Di questi 254 pazienti, 24 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 25 sono ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, nessun nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore, mentre gli altri 7.392 positivi, 153 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.